per ricordare San Francesco di Sal, patrono dei giornalisti, abbiamo in collegamento un presbitero che si occupa non solo di teologia ma anche di giornalismo. Ed eccolo qua, Don Alessio Magoga. Benvenuto, ben trovato, Don Alessio. Buona giornata, ciao Anna Maria, grazie dell'invito. Grazie a te, è un onore per noi. Insomma, ci spostiamo al nord in questo caso e vogliamo soffermarci innanzitutto su queste due professioni, una tra virgolette, perché sicuramente è una vocazione quella del sacerdozio, visto che sei anche giornalista e sei direttore responsabile del settimanale di informazione della diocesi di Vittorio Veneto, L'Azione, vogliamo un po' farci i fatti vostri, insomma, come funziona da quelle parti e soprattutto quanto impegno ci si mette a coniugare sia il sacerdozio che il giornalismo, insomma, tu che fai entrambe le cose. Beh, allora dico una parola sul nostro settimanale che ha più di 100 anni, è nato nel 1914 e alla guida del settimanale nel corso degli anni sono succeduti sia sacerdoti sia laici, quindi è stata un po' una staffetta soprattutto in questi ultimi decenni. Da 5 anni sono direttore io e diciamo è un impegno quasi a tempo pieno perché passo praticamente l'intera settimana a seguire il nostro settimanale che ha una buona diffusione sul territorio, ecco, non è soltanto un dato attuale, ma un dato questo della buona diffusione del nostro settimanale sul territorio della nostra diocesi è il frutto anche del lavoro dei direttori che mi hanno preceduto e ai quali io sono profondamente grato. Quindi è un settimanale e anche siamo presenti ovviamente come quasi tutti i settimanali diocesani anche sul web con il nostro sito e su Facebook. Ecco, infatti io, visto che siamo abbastanza distanti, ho conosciuto L'Azione e Don Alessio proprio sul web, quindi motivo in più insomma per dire che funziona anche questo tipo di comunicazione e di diffusione. Sicuramente la comunicazione è cambiata, sono 100 anni, noi vediamo anche il numero 100 alle tue spalle dell'Azione. Com'è cambiata da quando sei tu poi alla direzione? Perché 5 anni sono pochi, è vero, ma sono tanti anche nell'evoluzione, nei cambiamenti, vista l'epoca in cui viviamo, soprattutto in questo ultimo periodo abbastanza difficile. Quanto è cambiata secondo te la comunicazione dal tuo punto di vista? Allora, per quanto riguarda il mio punto di vista, il territorio che io posso conoscere, la mia esperienza, mi pare di poter dire che nel corso di questi anni ovviamente il dato macro evidente è che è assolutamente fondamentale essere presenti sui social, quindi appunto il luogo anche dove ci siamo incontrati. Quindi in questi anni noi come settimanale, ma vedo anche i settimanali del Triveneto, modestamente sono anche delegato della FISH per la delegazione del Triveneto, vedo che ci stiamo impegnando un po' tutti per essere più presenti sui social, quindi il sito, Facebook e i vari mezzi di comunicazione sociale. Quindi questo è sicuramente un primo dato del cambiamento di questi ultimi anni, un impegno sempre più importante per quanto riguarda il web e il sito. Altre cose che mi pare di poter dire è che dobbiamo, come settimanali diocesani, configurarci con un'identità più chiara, più precisa. Dal mio punto di vista, essendo settimanali diocesani, ovviamente siamo chiamati a portare quella che è la voce della nostra diocesi nel contesto dei mezzi di comunicazione. E l'altro aspetto, secondo me, molto importante è quello di essere ben ancorati al territorio e dare voce a quelle che sono le esperienze delle nostre comunità cristiane, civili, quello che è il territorio. Questo è un aspetto su cui dobbiamo prestare molta attenzione, credo che sia un punto anche che ci qualifica e che ci dà identità. Sicuramente sì, però date eco, comunque aprite finestre anche sulla Chiesa universale, quindi sui temi che poi, di cui si parla sul Magistero di Papa Francesco sicuramente, ma anche sugli eventi colti al momento. Si dice, Don Alessio, che il giornalista debba essere al di sopra delle parti. E se vuoi scrivere della Chiesa devi essere nella Chiesa. Tu trovi difficoltà quando leggi altrove a cogliere questo aspetto? Allora, sì. No, stavo un po' pensando alla neutralità. Dal punto di vista giornalistico credo che sia importante, da parte della deontologia credo professionale di tutti i giornalisti,
quello di riportare il più possibile i fatti, quindi dare voce da un punto di vista proprio della oggettività della notizia a quello che accade, a quello che succede. Per quanto ci riguarda, per quello che ci contraddistingue come settimanali diocesani, credo siamo anche chiamati però a portare quella, come dicevi tu, quella che è la voce della Chiesa, e dunque, come possiamo dire, non nasconderci di fronte anche a questa identità che ci configura. Poi il lettore deciderà lui se accogliere quello che diciamo o prendere un altro tipo di posizione, però è importante sostanzialmente dire le cose come stanno e al tempo stesso anche avere il coraggio di manifestare qual è la propria visione in riferimento ai fatti che accadono, sia nel nostro territorio e sia da un punto di vista più ampio a livello di Chiesa universale e di mondo in sostanza. Credo sia questo un po' il duplice aspetto, mi pare che può essere utile. Sì, in effetti mi hai anche un po' anticipato perché ti volevo chiedere la passione dove la metti, visto che bisogna restare sempre neutrali, però a volte non si riesce a spegnere, no, il proprio punto di vista, la propria opinione, anche da giornalista. Certo, la passione va assolutamente espressa. Direi, da un certo punto di vista, c'è una passione anche nello scrivere. Questa è una cosa che mi piace molto, nel senso che scrivere un articolo per me è sempre qualcosa di molto bello. È l'occasione per fare un po' il punto, fare chiarezza, aiuta anche personalmente a dare oggettività a quello che può essere accaduto, quello che può essere un episodio anche, dico, del territorio, di quello che accade attorno a noi. Dentro a tutto questo però siamo anche chiamati a portare quello che è l'annuncio del Vangelo, però questo non lo vedrei in antitesi o in contrapposizione con la narrazione autentica dei fatti che accadono. Non sono due, come possiamo dire, prospettive diverse che si mettono in contrapposizione l'una con l'altra. Vieni e vedi, vogliamo prendere spunto dal titolo perché non abbiamo il messaggio ancora. Don Alessio mi ha ripresa in questo, giustamente, per la giornata delle comunicazioni sociali, la 55esima giornata che si celebrerà a maggio 2021. Comunicare incontrando le persone dove e come sono. Sicuramente Papa Francesco si è lasciato ispirare dal tempo che stiamo vivendo, dalla pandemia, dalla crisi. Tu cosa ne pensi di tutto questo? Passerà, non passerà, ci vorrà tempo. Vogliamo la tua passione in questa risposta. Allora, intanto non è che ti ho ripreso, semplicemente ho notato che ancora stranamente il messaggio non è ancora uscito, però già il titolo dice molto, dice una prospettiva che mi fa pensare, tornando un po' all'attività di giornalista che svolgo anch'io insieme ai miei collaboratori qui al settimanale, devo dire che quel vieni e vedi è qualcosa che ti sta molto a cuore, nel senso che qualche volta il giornalista si riduce o qualche volta rischia di occuparsi prevalentemente a dare notizie che sono già state inviate, non so, attraverso comunicati stampa o cose di questo genere. Questo non è molto bello. E credo che si possa cogliere l'invito del Papa con questo messaggio proprio ad andare, no, nelle situazioni. Da questo punto di vista mi vengono in mente diversi episodi di interviste, anche questa come stai facendo tu per certi versi, alle persone, e sono occasioni bellissime, no? Vieni e vedi, cioè vai nella realtà, senti quello che succede e dai voce al territorio, alla comunità, alle persone che vivono dentro alla propria comunità. Ed è qualcosa di molto bello che il giornalista non deve mai dimenticare. Credo sia la parte più bella anche della professione giornalistica, proprio dare voce a quello che succede incontrando le persone, incontrando le situazioni. In questi anni, appunto, ho fatto varie interviste a varie persone, e la cosa che mi ha colpito di più è che in tante occasioni, intervistando, non so, politici, sindaci, ma anche professionisti, persone impegnate nella vita delle comunità cristiane, si incontrano veramente esperienze molto belle, di cui magari nei grandi giornali o così, quelle che sono i media super, ecco, non si viene a conoscere, non c'è spazio per loro. Quindi penso che sia una opportunità buona quella che ci viene data come settimanali diocesani, strumenti così molto più legati al territorio, di dare voce proprio alle comunità e alle persone
che portano nella loro vita quotidiana i loro valori e la loro passione per quello che fanno. È una cosa molto bella questa. È vero, hai perfettamente ragione, ovviamente concordiamo. C'è bisogno di dare voce, ma c'è bisogno anche di ascolto, soprattutto, perché poi è fondamentale ed è un richiamo anche in questa giornata. Un anno fa è stata la prima giornata dedicata alla parola di Dio, quest'anno ricorre proprio oggi e dà importanza e valore alla Sacra Scrittura per la vita cristiana, così come il rapporto tra parola di Dio e liturgia. Don Alessio, ci vogliamo lasciare con questo augurio. Cosa ti auguri per il prossimo futuro, viste le difficoltà che tutti, indistintamente stiamo vivendo a proposito della parola di questa giornata, che deve essere sempre presente poi nella vita di ogni cristiano? Allora, come diocesi di Vittorio Veneto abbiamo messo in campo varie iniziative per la giornata della parola e quindi siamo ben contenti di questo appuntamento e ci siamo preparati, mi pare, anche in modo adeguato. E quell'augurio che faccio per la nostra diocesi, un po' per tutti gli amici anche che ti stanno seguendo, è che la parola di Dio diventi sempre più punto di riferimento nelle nostre vite. E qualche volta nelle mie omelie, forse i miei fedeli saranno un po' stanchi di sentirlo, ma mi pare una cosa molto bella, richiamo il fatto che la scrittura, tutta la Bibbia, è una parola che è stata scritta per alimentare la speranza. E quindi ha proprio come obiettivo questo: il lettore che legge la parola di Dio si sente sempre spinto a sperare di più, trova nella parola di Dio motivi per sperare. Ecco, quindi l'augurio che faccio è che questa giornata diventi un'occasione in più per scoprire la parola di Dio come fonte di speranza e così affrontare in modo più sereno i mesi che abbiamo davanti e questo nuovo anno 2021. Un bellissimo augurio. Noi ti dedichiamo invece, perché sappiamo che hai recensito anche un libretto su Bonheffer, grande teologo, pastore evangelico, l'azione sorge non dal pensiero ma da una prontezza alla responsabilità. Questa è tutta per te, l'azione. Grazie. Da direttore responsabile ti auguriamo ogni bene con la missione che porti avanti e con ovviamente anche a tutti i tuoi collaboratori. Grazie Don Alessio. Grazie a te e un saluto carissimo a tutte le persone che ci hanno seguito. Buona giornata. Grazie, buona domenica.